noi l'aiutiamo. Un nastro largo. Impegnativo, impegnativo. Il ciclo Mattiero è inaugurato, adesso lasciamo la parola all'assessore Bugari. Buonasera a tutti, salve. È una delle più belle inaugurazioni, inaugurare appunto una pista con tante persone, tanti ragazzi che dopo qui eseguiranno una prova. Ringrazio ovviamente tutti gli intervenuti. Questo è stato possibile realizzare quest'opera, anzi riqualificare quest'opera, adeguarla anche al pattinaggio, quindi consentire il campionato nazionale di luglio su questa pista. Questo è stato possibile grazie al contributo di tutti, a partire dalla collaborazione tra l'assessorato e l'amministrazione comunale, tra i vari uffici, l'architetto Giorgini, ho visto qui tra gli intervenuti, gli uffici della direzione quindi tecnica, della direzione dello sport, con gli ingegneri della federazione del pattinaggio che ci hanno dato un aiuto anche dal punto di vista tecnico per adeguare le curve paraboliche, quindi un contributo della federazione, dei CONI e di tanti soggetti che ci mettono quella passione necessaria per realizzare l'evento anche sportivo. Un importante riconoscimento va dato anche all'impresa che ha eseguito i lavori, un'impresa ternana che ha lavorato con grande professionalità e che poi ci vanno a correre i nostri ragazzi, e quindi anche l'intervento è un intervento ottimo. Questo è di buon auspicio, la presenza qui di tante persone è di buon auspicio ad ospitare, ci candidiamo ufficialmente, a questo punto lo dico al Presidente regionale, ci candidiamo ad ospitare anche i campionati, gli eventi più importanti, i campionati internazionali. Un in bocca al lupo ai nostri ragazzi, ovviamente ci sono delle esperienze, delle promesse, mettiamole così, quindi un in bocca al lupo ai nostri ragazzi per il campionato nazionale che si svolgerà qui. Un ringraziamento vero e in bocca al lupo a tutti noi.